Allora, questa sera diamo inizio a queste quattro conversazioni che io terrò sul capitalismo, sul socialismo, sull'intervento dello Stato in economia e poi sulla società d'oggi. Tutto ciò che sta accadendo oggi lo si coglie nelle premesse che faremo stasera, parlando di Adamo Smith e in genere delle origini del capitalismo. E poi alla fine, ma solo alla fine gentilmente, si può fare tutti i discorsi possibili e opportuni. Il capitalismo ha un padre, ed è Adamo Smith, così come il comunismo scientifico ha un padre ed è Karl Marx. Così come l'economia del benessere ha un padre ed è John Maynard Keynes. Sono economisti, filosofi, che hanno improntato la realtà moderna, direi sono i padri della modernità, con tutto il bene e il male che la modernità comporta. Il capitalismo nasce in Scozia. È difficile capire perché. Perché l'Inghilterra era più avanzata della Scozia. Ma la Scozia aveva una grande tradizione filosofica e attenzione su questo punto, che poi sarà oggetto di discussione o comunque è importantissimo: il capitalismo è una filosofia, non è un sistema economico, è una filosofia che ha come suo aspetto il sistema economico. Il sistema economico è un'appendice della filosofia. E questo è di estrema importanza, così come devo dire il marxismo, che è una filosofia, la quale ha al suo interno un'economia, però dal punto di vista filosofico. Queste sono distinzioni importantissime, perché limitare il capitalismo ad un'economia sarebbe limitarlo e falsarlo, così come limitare il marxismo all'economia sarebbe limitarlo e falsarlo. Adam Smith nacque nel 1723 e morì nel 1790. Era professore di morale, di scienze morali. E anche questo è un punto fondamentalissimo, perché il capitalismo è una morale, vale a dire è una maniera di vedere come l'uomo si comporta per il vantaggio di se stesso e degli altri. Questa è l'essenza del capitalismo di Smith. Il capitalismo di Smith ha una premessa che è importantissima ed è ribaltamento del cristianesimo. Mentre il cristianesimo ritiene che per fare il bene altrui bisogna fare il bene dell'altro, il capitalismo ritiene, di Smith, che per fare il bene dell'altro bisogna fare il bene proprio. Questo è un ribaltamento del cristianesimo. Entrambi vogliono il bene degli altri, ma lo vogliono in maniera del tutto diversa. Smith afferma: io non ho mai visto che il bene degli altri viene quando l'uno lo vuol fare direttamente. E c'è la famosa affermazione, che anticipo perché è alla base di tutto ciò che dirò: non è dalla generosità del fornaio che la gente ha il pane, bensì dal fatto che il fornaio, per guadagnare, fa il pane e quindi lo vende agli altri. E quindi che cosa fa? Dal lavoro. Ecco la premessa del capitalismo. Io per il mio vantaggio
do lavoro in maniera che ho il vantaggio con i miei lavoratori. Quindi, secondo Smith, non esiste contraddizione tra il proprio vantaggio e il vantaggio degli altri. Anzi, c'è contraddizione tra volere il vantaggio degli altri senza volere il proprio vantaggio. Perché chi vuole il vantaggio degli altri senza volere il proprio vantaggio fallisce. Quindi ecco l'accusa indiretta al cristianesimo. Il cristianesimo è un sistema fallimentare, moralmente fallimentare, perché nel momento in cui il cristiano si sacrifica per gli altri, ma contro se stesso, non fa il bene di sé, quindi fallisce, quindi fallendo trascina gli altri nel fallimento. Certo, la morale cristiana è più complessa di quanto sto dicendo, perché nella morale cristiana c'è anche l'altro aspetto: ama il prossimo tuo come te stesso, non più di te stesso. Su questo poi avremo modo di parlare, perché questo riguarda molto l'atteggiamento verso gli immigrati, ma insomma escludiamolo in questo momento. Scrisse un saggio sui sentimenti umani, appunto riguardante la morale della simpatia. L'uomo vive in società perché ha simpatie verso gli altri, quindi è teso verso gli altri. Però attenzione, simpatia verso gli altri non significa altruismo. Simpatia verso gli altri, io ho simpatie, però tengo a me, non solo a te. Ecco, quindi non, l'altruismo è escluso nella maniera più categorica dal Smith. Il primo testo fu un testo, diciamo, come professore di morale, ma nel secondo testo del 1776, La ricchezza delle nazioni, fonda il capitalismo, è un'opera capitale, è un'opera come Il capitale di Marx, il libro primo, come la teoria economica di Keynes del dopoguerra, del primo dopoguerra del XX secolo. Insomma, sono quei libri che segnano un'epoca. Certo, poi su Smith sono intervenuti altri economisti, arricchendo enormemente la teoria economica di Smith, soprattutto Davide Riccardo, di cui parleremo anche, ma in fondo il progenitore riconosciuto e legittimo del capitalismo è Adam Smith. Che cosa dice Smith? Siamo nel Settecento ed è illuminista. Nel Settecento c'erano stati, tra 600 e 700, una teoria economica che era denominata fisiocratici, i fisiocratici. Appena prima, ma comunque coeva a questa, c'era stata l'economia che veniva dopo il colonialismo del XVI secolo, la quale riteneva che la ricchezza delle nazioni non fosse nei commerci, ma fosse nel trattenere la ricchezza, soprattutto l'oro. Il mercantilismo, cioè alcune cose si potevano commerciare, altre che danneggiavano la nazione non si potevano commerciare. I fisiocratici invece affermano la liberazione assolutamente dei commerci, però in campo agricolo. I fisiocratici proprio sarebbe dominio della natura, quindi non avevano ancora il senso che siamo in un'epoca dove stava sorgendo l'industria, le macchine. I fisiocratici ignorano le macchine, però introducono un concetto di enorme rilevanza: le cose lasciate a se stesse per natura ottengono un equilibrio che è magnifico per la società, che sembra un po' la tesi orientale del taoismo, ma in realtà ci sono delle differenze, ora non è il caso di affrontarle. Comunque ha molto a che vedere col taoismo. Anche il taoismo diceva: le cose peggiori sono quelle guidate, lasciate a se stesse le cose raggiungono una loro armonia. Semplifico moltissimo. Quindi i fisiocratici ritenevano che se l'uomo economico fosse stato libero di agire indipendentemente dall'intervento di potenze esterne, come era nel mercantilismo lo Stato che bloccava il commercio delle cose utili per il paese, tutto si sarebbe sistemato e perfettamente armonizzato e il benessere di tutti si sarebbe ottenuto. Quindi introducono un principio tipicamente, devo dire, illuminista, che è il dominio della ragione.
Se lasciamo la gente a se stessa, la ragione prevale, anche qui semplifico molto perché poi bisogna vedere i vari illuminismi, e tutto raggiunge un equilibrio di razionalità. L'uomo di per sé è razionale, quindi lasciato a se stesso agisce secondo ragione. I fisiocratici erano molto limitati, perché voi pensate, siamo già nel Settecento e non hanno l'avvertenza che sta accadendo la rivoluzione industriale. Vale a dire, tutte le invenzioni che noi oggi viviamo sono accadute tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento. La spoletta meccanica, la mula a jenny, un po' più in là il treno, la navigazione a vapore, tutto ciò che era... Le leggi idrauliche. Sì, tutte le invenzioni di cui noi ora ampliamo ovviamente la potenza, ma l'invenzione della macchina è tra il 600 e il 700, fine 700, primi dell'800. La macchina, che cos'è la macchina? È uno strumento che utilizza le forze della natura attraverso strumenti fatti dall'uomo, i quali imitano la forza dell'uomo. Questa è la macchina, a differenza dello strumento. Cioè la macchina è qualcosa di più, è come una imitazione delle forze umane trasferita nelle macchine, e questo centuplica la capacità di azione dell'uomo. La macchina diventa il Deus ex machina, proprio nel vero senso della parola, della realtà. Se con le macchine possiamo lavorare, ad esempio col treno a vapore, col treno, fare 30, 40, 50 km l'ora, mentre prima col cavallo se ne facevano 10, 15, voi capite il gigantismo delle cose. Se con la spoletta meccanica, a posto della povera donna che lavorava tutto il giorno, si fa un lavoro enormemente, questo comporta la crisi dell'artigianato. Una mutazione. L'invenzione della macchina distrugge l'artigianato. Su che cosa si basava l'artigianato? Sul lavoro singolo, unilaterale, un solo individuo faceva tutto il prodotto e lo faceva con le sue mani, manifattura, fatto con le mani. Mentre invece con le macchine abbiamo la macchinizzazione della produzione che non solo centuplica in potenza, ma avviene un fatto sconvolgente, la divisione del lavoro. Questo l'umanità non la conosceva. L'umanità era incredibilmente con l'idea che chi piantava un chiodo doveva anche fare tutto il resto. Mentre invece con l'avvento delle macchine, soprattutto l'avvento delle macchine nella tessitura, avviene che chi tinge, chi fa il telaio, chi mette insieme e fa il prodotto. Quindi ognuno ha un compito preciso e distinto dall'altro, con una velocizzazione della produzione incredibile. Perché voi capite, altro è fare una sola cosa dinamicamente, altro è fare tutto il prodotto con un solo individuo. Quindi abbiamo tra la fine del 600, la fine del 700, inizio dell'800, due fenomeni che rivoluzionano il mondo: l'avvento delle macchine, l'avvento della divisione del lavoro. La produzione sale del 2, 3, 4, 500%, una cosa mostruosa. Il dinamismo di quell'epoca non si è mai raggiunto in nessun'altra epoca del mondo. E fondamentalmente anche nelle nostre momenti in cui abbiamo accentuato la produzione non abbiamo raggiunto quel tipo di 200-300%, voi pensate, 300%, non solo, ma avviene un altro fatto gigantesco, l'introduzione della macchina in agricoltura. Quindi voi capite che nell'arco di 50-60 anni l'umanità occidentale, tutto questo avviene in Europa e particolarmente in Inghilterra, a Manchester, abbiamo la rivoluzione industriale, quella che si chiama la rivoluzione industriale, con conseguenze politiche enormi, perché voi capite, se la produzione centuplica io non me la posso mantenere nella mia città, la devo esportare, ed allora nascono gli stati nazionali e la borghesia soppianta l'aristocrazia, la rivoluzione francese. C'era stata prima la rivoluzione inglese, c'era stata contemporaneamente la rivoluzione americana. E tutte le tre rivoluzioni sono rivoluzioni di macchinizzazione
di avvento della borghesia produttiva e di eliminazione moderata dell'aristocrazia, in Inghilterra moderata, in Francia e in America totale, in America perché non c'era aristocrazia, in Francia perché hanno tagliato le teste. Ora, chi capisce tutto questo, e devo dire anche il protagonista di tutto questo, è questo solitario, molto, come dire, schivo, eminentemente studioso, senza nessuna forma esibizionistica, che è Adam Smith. Come ho detto, nel 1776 questo modesto, ignoto docente all'Università di Edimburgo pubblica un libro che determina l'epoca moderna, che concepisce Smith. Innanzitutto quello che vi ho detto: affidiamoci all'interesse personale, perché è la più grande molla che fa star bene la società. Oggi i capitalisti, dal più grande al più piccolo, ripetono la stessa cosa. Non si può frustrare il capitalista, perché è il capitalista che fa la ricchezza della nazione. Senza l'inventiva di Ferrari, non so, di Ferrero e così via, i lavoratori non sarebbero capaci di nulla. Quindi è l'invenzione del capitalista, la creatività, quella che poi sarà concepito proprio il dinamismo del capitano d'industria, a fare sì che si mette in moto l'economia. L'operaio è passivo, l'operaio è inerte, l'operaio è incapace, poi vedremo come lo descrive Smith. Quindi se non c'è il capitano d'industria, se non ci sono gli avventurieri, avventurosi in senso positivo, attenzione, che chi inventa la spoletta, chi inventa Mike Person, inventa il treno a vapore e così via, e il battello pure a vapore, cioè, se non ci fossero queste persone che inventano gli strumenti tecnici e quelle persone che li sanno sfruttare dal punto di vista economico, l'umanità sarebbe ancora ferma all'età della pietra. Quindi è l'elogio, non il mito, devo dire, non il mito, ma in altri, della inventiva. Ma invece il mito è molto più cauto, però devo dire estremamente realistico. Il capitalista è chi rischia il capitale. Questa è la definizione che il mito dà del capitalista: è un uomo che rischia, e siccome rischia ha diritto al profitto. Ecco la definizione del profitto in Smith, cioè quel surplus che gli viene nell'investimento del capitale, senza il quale l'individuo non avrebbe alcun interesse a fare l'impresa. Quindi il profitto è legittimo, perché il profitto è la, come dire, ricompensa del rischio del capitale. E se non ci fosse il profitto, nessuno investirebbe. Quindi il mito è di una... Io spero che molti l'hanno letto, ma spero che molti lo leggano, perché è di una semplicità assoluta. I grandi drammi economici li scioglie con una facilità che ha dell'incredibile. Poi vedremo che Marx e Riccardo complicano enormemente le cose. Ma per il mito tutto è di una chiarezza assoluta. Il profitto, che male c'è nel profitto? Io rischio il capitale e voglio qualcosa di più di quanto ho investito. Se non c'è questo, non profitto, quindi la società muore per mancanza di investimento. Quindi questo può spiegare anche molte discussioni oggi sull'investimento: perché la gente non investe? Perché non è sicura del profitto. Quindi si spiegherebbero tante cose, basterebbe un po' di cultura, ma comunque lasciamo stare, perché non è il caso di parlare di questo in Italia e nel mondo attuale. Ora, il capitalista investe per profittare e paga all'operaio un salario che gli permette di mantenersi e di avere i figli. Proletariato.
Il proletariato è colui che fa figli. Quindi devo dare un salario buono per farlo vivere e per permettergli di più. E perché questo? Perché avrò altri lavoratori. Quindi il salario è fondato sul fatto che io do il salario al lavoratore, ma gli permetto anche di avere figli per avere io possibilità di futuri lavoratori. Ma non più di questo. Non devo trattarlo bene, non devo dargli di più della sopravvivenza, perché secondo il MIT il lavoratore tutto sommato è un idiota nel senso esatto del termine, cioè un uomo che ripete le stesse mansioni, e non è che le mansioni lo rendono idiota, è l'idiozia che gli fa fare le stesse mansioni. Su questo Marx darà dei colpi decisivi, a mio avviso. Non è un idiota perché è idiota perché lo rende idiota. Vabbè, ma su questo parleremo la prossima volta che parleremo di Marx. Noi adesso gli idioti li abbiamo al governo. L'antropologia di Marx è di estrema utilità, come l'antropologia del mito, intendiamoci, e come anche l'antropologia del mito. Quindi il proletariato deve sopravvivere, fare figli e mantenersi l'idiozia. Un po' di scuola gliela puoi dare, ma nulla più che non gli permette, che gli va oltre il fatto che deve fare un lavoro ripetitivo. E deve fare un lavoro ripetitivo, altrimenti non sarebbe proletariato. Quindi vedete il circuito, è proletariato perché fa un lavoro ripetitivo, fa un lavoro ripetitivo perché è proletariato, non esce e muore sul lavoro. Voi pensate che a quell'epoca un lavoratore veniva sfruttato per 10-15 anni, poi moriva letteralmente di stenti e di fatica e veniva messo negli slum a morire letteralmente, almeno questo fino al 1830-1840, quando cominciarono i movimenti operai, le gilde, i trade unions eccetera, e quindi o qualche capitalista illuminato come Robert Owen fondava altri tipi di economia. Comunque ne parleremo tra poco. Quindi tutto è simmetrico: il capitalista per il suo vantaggio mette sull'impresa, mettendo il suo capitale. Il capitale ha bisogno di una remunerazione, quindi è giusto che io do al lavoratore un salario che mi permetta però sul lavoro del lavoratore di prendere qualcosa per me, quello che sarebbe poi in termini marxisti il plus lavoro e il plus valore, ma ripeto, ne parleremo. Cioè per Marx tutto questo avviene, però è un furto, per invece per Smith avviene perché è giusto. Qui è il contratto tra Marx e Smith, e il capitalista diremmo, tra socialismo e capitalismo. Ma il Smith è di una ricchezza analitica strabiliante, anche se, ripeto, con una semplicità straordinaria, e di una coerenza implacabile. Il capitalista deve stare in uno stato, permettete questa bisticcia, che si interviene il meno possibile nell'economia. Lo Stato non deve avere alcun ruolo nell'economia. L'economia deve essere lasciata all'iniziativa privata, alla teoria dell'iniziativa privata. Non solo, ma deve essere lasciata alla concorrenza, l'invenzione della concorrenza. Qui Smith è veramente l'inventore del capitalismo. Perché? Perché secondo Smith la concorrenza favorisce il più abile, ma nello stesso tempo spazza via gli incapaci e abbassa i prezzi, perché uno per avere il mercato abbassa i prezzi. Teoria del MIT, teoria del MIT. Ancora non avevo immaginato i cartelli e le lobby eccetera eccetera, ma comunque ora enunciamo le tesi del MIT, avremo modo di analizzarle criticamente. Non solo, ma il mercato deve essere mondiale, perché è attraverso il mondo che abbiamo un'espansione enorme della concorrenza, quindi l'abbassamento dei prezzi e la vittoria del più abile. Quindi, come vedete, tutto ha una coerenza assoluta. Concorrenza, vince il migliore abbassa i prezzi, perché vince la concorrenza abbassando i prezzi, è più abile nell'uso delle macchine e nello stesso tempo aumenta i lavoratori.
perché vincendo la concorrenza assume sempre maggiori dimensioni, il capitale che gli viene dal profitto lo reinveste e reinvestendolo ampliando occupa di più. Come vedete è il perfetto sistema capitalistico, come dovrebbe essere o come voleva Smith che fosse il capitalismo. Il capitalista deve essere onesto, perché deve avere la fiducia degli altri, perché può sbagliare una volta e magari sarà perdonato, ma se sbaglia due volte la concorrenza non glielo permette più, viene fatto fuori, diciamo così. Quindi non immaginava che ci potesse essere un sistema implicitamente corrotto, che altro che eliminare il più disonesto, ha bisogno dei disonesti. Ma comunque, ripeto, queste sono ora glosse che faremo mano a mano. Smith era contro i monopoli, voleva, e ripeto, non permetteva allo Stato l'intervento nell'economia. Perché? Perché riprendendo la tesi fisiocratica e degli illuministi, Smith riteneva che la natura è buona e quindi tutto ciò che abbiamo fatto secondo natura, la libertà, avrebbe provocato bene, la cosiddetta teoria della mano invisibile. Esiste una mano invisibile, la quale, al di là della volontà dei singoli uomini, che magari possono essere egoisti, eccetera, rende la società armonica e stabilisce il bene sociale. La mano invisibile. Il capitalista vince sempre. Perché vince sempre il capitalista? Perché, dice Smith, io so qual è il mio interesse, non lo Stato. Quindi la mia impresa la so gestire io. Lo Stato non si deve mettere bocca, perché lo Stato non sa qual è il mio interesse. Ma io, sapendolo, porto avanti l'impresa e quindi l'occupazione. È proprio la classica teoria del classico capitalismo. Quando ci sarà poi in futuro Herbert Spencer, darà una veste filosofica a tutta questa teoria di Smith, ma devo dire francamente, nessuno aggiungerà qualcosa a quel che ha detto Smith. Smith è veramente una pietra miliare nella storia del pensiero moderno, perché ha pressoché detto tutto. Ora vedremo qualche aggiunta molto problematica di Dardi Riccardo, senza ovviamente parlare di Marx, che verrà dopo e sarà invece un critico spietatissimo di Smith. Questa teoria ebbe successo, è vero, Smith vinse storicamente. Il capitalismo, così come lo teorizzava Smith, nell'arco di 50-60 anni fece fare all'Europa un movimento in avanti che non aveva fatto tutta la storia umana. Quando ci vedremo la prossima volta e farò Marx, io vi leggerò un brano famosissimo tra l'altro del Manifesto del Partito Comunista, in cui Marx è il primo a riconoscere che quel che era successo in circa 60 anni, 70 anni non aveva uguali in tutta la storia umana. Cioè dice, altro che cattedrali gotiche, altro che acquedotti romani, il capitalista ha dimostrato nell'arco di pochissimi decenni che cosa può fare la capacità umana applicata alle macchine e che cosa può fare l'iniziativa e la sete di denaro. E la sede di denaro, non dice Marx, aggiunge una cosa estremamente interessante: il capitalismo ha dimostrato quanto può essere dinamico l'uomo quando è assetato di profitto, quindi rende drammatico quello che per Smith era invece pacifico e sereno. Questa è in fondo la novità di Marx nel pensiero economico, che rende tragico quello che per i capitalisti era armonia, rende tragico il capitalismo. Ci sono dei punti ovviamente da discutere nelle teorie di Smith, che sarà Davide Riccardo a trattarli. Non che Smith li avesse ignorati, assolutamente no. Smith, ripeto, è sufficiente, è onnicomprensivo. Però Riccardo, drammatico, è un capitalista drammatico che avverte la crisi del capitalismo,
avverte alcune cose che il MIT aveva sottaciuto. Alcune, ve le dico, sono terribili. Primo, ma quando c'è l'innovazione tecnologica, che succede delle tecnologie passate? E che succede dei lavoratori che lavoravano con le tecnologie passate? Argomento di un'attualità assoluta. Secondo, ma il valore di una merce da che deriva? E Riccardo introduce il concetto che poi sarà ripreso terribilmente da Marx, ma ripeto che era stato accennato dal MIT, il cosiddetto concetto del valore lavoro. La merce vale secondo la quantità di lavoro necessaria a produrla. Quindi se io ci impiego 18 ore per fare una scarpa e 6 mesi per trovare un diamante, non è che la scarpa e il diamante valgono in sé per sé di diversi, vale il fatto che per uno ho impiegato 6 mesi, per l'altro ho impiegato 18 giorni o 18 ore, secondo quel che si vuole. Perché ovviamente ho dovuto remunerare il lavoratore, quindi se lo remunero per 6 mesi vale secondo la remunerazione di 6 mesi, se lo remunero per 18 giorni vale la remunerazione di 18 giorni. Quindi il valore della merce è il lavoro impiegato per produrla. E questo Marx ne prenderà spunto per dire se il lavoro sta a far da base al valore della merce, la merce appartiene ai lavoratori. Il comunismo. Il comunismo nasce da questo. Il comunismo nasce da anche qui una tesi elementarissima. Se la produzione è fatta dai lavoratori, perché ci deve essere un capitalista? Comunque di questo parleremo, sono cose, devo dire, anche affascinanti intellettualmente, oltre che storicamente. Ecco, Riccardo introduce il concetto del ciclo economico. Non basta pensare che tutto va avanti e andrà sempre bene. Può darsi che a un certo punto il mercato si satura, può darsi che a un certo punto le macchine innovano, può darsi che a un certo punto i lavoratori che lavoravano alla cosa che non è più efficiente vengono licenziati. E ci sarà un, devo dire, un brillantissimo storico, ma che aveva anche forti capacità economiche, che a me piace, devo dire, moltissimo, e l'ho citato molto nella mia biografia di Marx, Sismondi dei Sismondi, il quale in opuscoletti piccolissimi traccia proprio quest'idea che l'economia capitalistica sarà rovinata dal ciclo economico, perché non darà mai pace alla società, in quanto la innovazione continua, che secondo il MIT alla base del successo del capitalismo, sarà anche la rovina del capitalismo. Su questo si baserà Marx. Marx si baserà proprio su questa concezione. Il capitalismo si ucciderà da sé, perché a un certo punto produrrà e innoverà, innoverà e produrrà e innoverà, finché ci stancheremo proprio fisicamente, direi, di questo circuito di crisi continue, e dove cercheremo un'altra soluzione. Comunque questo ne parleremo quando parleremo di Marx. Quindi Riccardo problematicizza le tesi del MIT. Attenzione, c'è il ciclo economico, attenzione, c'è la variazione dei sistemi produttivi con le macchine nuove, attenzione, questo è un tema terrificante. Ad un certo punto non sapremo più come avere profitto, ma ripeto, questo è un tema talmente enorme, la goduta tendenziale del saggio del profitto, che ne parleremo con Marx, perché è la base della crisi attuale. La crisi attuale è proprio la caduta tendenziale del saggio del profitto. Quindi mi sorprendo, diciamo, la cosa per la prossima lezione. E allora che vale il MIT? Il MIT vale come illusione di una armonia dovuta alla concorrenza, alla vittoria del migliore senza inganni e dando lavoro, che nella storia ha avuto fortuna per alcun tempo, ma poi si è dimostrata assolutamente catastrofica, perché a un certo punto è avvenuto esattamente l'opposto. La concorrenza ha eliminato i concorrenti,
si sono venuti i monopoli, sono venuti i cartelli, quindi non più la concorrenza, o una falsa concorrenza. Per cui ci sono tanti marchi, ma di fatto è uno solo che li gestisce. Non solo, ma questo avviene a livello internazionale. Quindi addirittura la concorrenza che deve mettere in contrasto positivo le nazioni è diventata una maniera internazionale di lega per impedire la concorrenza. Quindi una falsa concorrenza. Io ripeto, sotto cinque marchi faccio finta che c'è concorrenza, ma di fatto sono o gestiti da un solo proprietario o col cartello che stabiliscono. Ad esempio nei detersivi questo accade in maniera netta, per dire una cosa semplicissima. Ci sono 20 marchi di detersivi, di fatto ce n'è una sola. La benzina, la stessa cosa, i carburanti. I carburanti, la stessa cosa. Quindi la tesi di Smith è filosoficamente perfetta, coerentissima, ma alla resa della realtà ha dimostrato che il capitalismo è una bestia terrificante, la quale non è domabile, i cosiddetti spiriti animali del capitalismo, come è stato definito in termini sociologici, in cui vince il peggiore, vince colui che trucca il mercato, vince colui che corrompe. E quindi in sostanza le tesi di Smith valgono per una cosa, devo dire, molto bella, che è bello immaginare che l'uomo affermi liberamente le sue forze inventive, e sarebbe magnifico pensare che il capitalista che vince è veramente il migliore, non so se mi spiego. E intendiamoci, ci sono uomini straordinariamente apprezzabili, un Ferrari, non so se mi spiego, che scherziamo, sono gente stimabilissima. Ora non esageriamo, perché altrimenti effettivamente è già un democraticismo basso, di bassa lega, in cui il peggiore è il migliore, il mediocre diventa bravo perché è mediocre, no, non per niente. Sono capitani di industria degni dell'estrema stima, anche in America ad esempio gli inventori che hanno fatto la macchina da battere a macchina, il telefono, che se ne dica, in fondo forse invenzione americana, i grattacieli. Mica si tratta di scherzetti, sono cose di la linea ferroviaria che attraversa tutta l'America, sono cose straordinarie, i ponti fantastici, sono cose bellissime dell'ingegno umano che meritano la massima stima. Questo era il grande capitalismo, questo dove Fausto, il mito di Fausto, quando Goethe, che fu un assertore del bel capitalismo, pochissimi anni dopo Smith, nel secondo libro del dottor Fausto, quando Fausto si redime dopo aver sedotto Margherita e fatto uccidere il figlio, per redimersi che fa? Fonda la città dove tutti lavorano, tutti hanno benessere, e lui si dà a grandissime imprese, il Fausto, e poi muore proprio perché, avendo compiuto il suo compito di dare bene alla società, e la morte non gli costa fatica, è bene morire quando si fa il bene della società. Questo era il grande capitalismo, il capitalismo degli inizi, e devo dire con delle persone ammirabili, inventori straordinari, gente che veramente ha cambiato il mondo. Noi siamo sulle spalle di questa gente, ecco, devo dire francamente, noi viviamo perché questa gente ha inventato la società moderna. Tutti i peggiori, ora non parliamo di che cosa è la modernità, non è il campo di parlarne, dal punto di vista tecnico e scientifico è stata una rivoluzione che l'umanità non sapeva in tutta la storia dell'umanità. Però Smith, come dire, non è la realtà. Quello che poi diverrà il capitalismo non è quello di Smith. Il capitalismo abolirà la concorrenza, il capitalismo corromperà lo Stato, farà le leggi a suo vantaggio, impedirà per quanto possibile la difesa dei lavoratori. Noi oggi abbiamo i sindacati e critichiamo i sindacati, ma se qualcuno leggesse la storia dei sindacati, devo dire sinceramente, un po' di rispetto l'avrebbe. Quello della volta. Esatto. Perché erano gente eroica,
che è morta, ma morta davvero, uccisa, fucilata, fucilata per dare dei diritti ai lavoratori. Che cosa hanno fatto le trade unions in Inghilterra, in Irlanda, cose veramente di un eroismo straordinario, anche in Italia, devo dire, tra 800 e 900 ci sono stati, anche di destra, ci sono stati sindacalisti di destra, straordinari, intendiamo, eroici davvero. Quindi ecco, la realtà poi è stata molto più drammatica di quanto Smith pensasse, sia da parte dei capitalisti, sia da parte dei lavoratori. E i lavoratori questi hanno conquistato, non lo hanno conquistato per il beneplacito dei capitalisti, lo hanno conquistato sulla loro pelle. E attenzione, siamo molto attenti a criticare quello che hanno conquistato i lavoratori, perché qui si rischia un capitalismo, poi ne parleremo alla fine, che non si è visto uguale, perché potrebbe essere una dominazione che schianta letteralmente. Tutta la politica americana, faccio solo un inciso un attimo, è dovuta a questo, al tentativo di rendere il mondo, non gli Stati Uniti, asservito al capitalismo, alla maniera americana. Tutto quello che sta avvenendo è questo, e l'inciampo della Russia e della Cina sono per gli Stati Uniti un inciampo che vuole eliminare. Comunque questo parleremo alla fine, perché è giusto poi parlare alla fine. Quindi il MIT è il magnifico, devo dire, teorico di un capitalismo, scusate la parola, onesto, il buon capitalista, ecco, il buon capitalista, il quale dava da lavorare, investiva, reinvestiva, concorreva onestamente, ampliava le sue imprese, innovava, il capitalista che amava guadagnare, ma che non aveva fastidio che stesse anche relativamente bene l'operaio. Non era insomma un sanguisugo, un vampiro, ecco, non era vampirico. Di fatto questo non avvenne. Chi sa un po' di storia dell'economia, i bambini, le donne venivano sfruttate in maniera indegna, lavoravano 14-16 ore al giorno e non solo, ma erano soffocati dalle multe. Bastava che un bambino per un attimo andasse a fare i bisogni che gli toglievano praticamente il salario. Quindi non solo lo sputtavano 14 ore al giorno, ma addirittura lo multavano se faceva la minima infrazione. Siccome l'infrazione era decisa dal capo reparto, voi capite che questa gente praticamente era alla fame. Quello che le descrizioni che fanno gli scrittori inglesi del tempo, ad esempio Charles Dickens, sugli operai inglesi dell'epoca sono veramente qualcosa di spaventoso. E quello che traccia Marx nel primo libro del Capitale, quando riscrive, insomma cita i libri blu degli ispettori del lavoro, sono veramente qualcosa che allucinante, non si può dire altrimenti. Un lager è niente rispetto a quello che era un'impresa del tempo. Maltrattamento da animali. Ora questo va detto, quindi Smith è il teorico del buon capitalismo e in alcuni capitalisti, ripeto, lo fu di fatto.